Dunque, è stato molto interessante questo dibattito, devo dire, anche perché ero partita con un altro spirito nel fare questo intervento, quello proprio dei numeri freddi, dell'economia, dei dati, soprattutto perché io credo che si diceva bene di politica industriale, rientra assolutamente in una gestione di politica industriale di questo paese, la gestione dell'economia dei dati. Secondo lo studio della Commissione Europea, basta vedere questo settore cresce del 40% all'anno, quando rispetto ad altri settori sempre del mercato delle tecnologie è 7 volte avanti. Addirittura c'è un giro d'affari in Europa di 272 miliardi nel 2015, con una crescita annuale del più del 5%, e nel 2020 si stima che potrebbe dare lavoro a più di 7 milioni di cittadini europei questo settore. Quindi comunque è un qualcosa da analizzare e su cui comunque bisogna prendere fare un'analisi, se non fosse altro che gli indici, diciamo, di innovazione del nostro paese stanno ancora arrancando, sia per quanto riguarda le competenze digitali, che secondo me è il vero settore sul quale bisogna insistere nei prossimi anni in Italia, proprio perché il mondo del lavoro sta cambiando, lo si diceva prima, e mancano alle aziende tante figure professionali. Noi abbiamo fatto uno studio sul mondo del lavoro da qui ai prossimi anni, che vede davvero le nuove tecnologie e comunque l'innovazione, la tecnologia come uno dei settori principali. Ma lo si vede già da adesso, basta vedere un attimo gli annunci in rete per capire che il data scientist è una figura che è molto richiesta. È chiaro che poi, diciamo, il dibattito mi ha portato anche ad altri tipi di riflessioni. Mi ha fatto da una parte pensare a un episodio di Black Mirror, che in realtà è già applicato attualmente nel mondo globalizzato, che è l'esempio di Singapore. A Singapore più di 6 milioni di cittadini sono costantemente, chiamiamo, controllati, comunque danno costantemente dei dati tramite smart cell o anche lo stesso tramite smartphone a una sorta comunque di raccoglitore di dati che riguarda anche le abitazioni. Quindi se da una parte Singapore è la patria dell'Internet of Things, dell'innovazione e della digitalizzazione, è un paese che è sostanzialmente una città, una delle più grandi metropoli, che sta molto bene dal punto di vista sia di reddito pro capite sia anche di miliardari che ci vivono, c'è anche un aspetto su cui occorre interrogarsi, e pare che leggendo anche l'analisi del sociologo Derek de Kerkhove, che comunque i giovani non si pongano questo problema lì a Singapore, proprio perché tutto va abbastanza bene. È un laboratorio aperto, quindi su quello bisognerebbe fare delle analisi ancora più approfondite, perché è proprio un laboratorio aperto per quanto riguarda questo settore. E, a me è piaciuto molto l'aspetto di e anche, diciamo, portare questo modello che a Singapore nei nostri paesi europei ci porta anche a rivedere il contratto sociale, perché è chiaro che un contratto sociale deve basarsi sulla fiducia e sulla trasparenza. Quando si mette a nudo il potere, quindi pensiamo ai vari leak che ci sono stati in questi ultimi anni, è chiaro che il rapporto di fiducia inizia un po' a inclinarsi. E questa invece deve essere la base del nuovo contratto sociale, e il controllo dei dati deve passare assolutamente da questo tipo di argomentazione. Il sociologo Derek de Kerkhove parla di datacrazia, proprio in riferimento a quello che sta succedendo a Singapore, che è una parola che mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto perché va a rivedere anche da una parte il potere forte che hanno soprattutto i big delle nuove tecnologie, che hanno, diciamo, la capacità a volte di essere di fare politica, ma anche di essere una sorta di stato-nazione, sia per i dipendenti che riescono a smuovere, sia proprio per l'influenza che hanno. Ma anche è una questione interessante anche per esempio per i partiti politici, perché tutti i partiti politici attualmente utilizzano gli strumenti che mettono a disposizione Google piuttosto che Facebook per fare
per indirizzare la pubblicità piuttosto che indirizzare un argomento o un tema. Quindi la profilazione, il profiling è molto utile anche per gli stessi partiti che si servono, o meglio, utilizzano gli strumenti di Google e Facebook per avere un fine elettorale. Io credo che sia anche molto importante in uno scenario di industria 4.0 parlare di un'altra delle leve del futuro, che ormai oggettivamente viene vista da tutti come tale, ovvero il settore della blockchain, che sostanzialmente è la tecnologia blockchain, che sostanzialmente si fa di un algoritmo matematico. E a parte i primi utilizzi di questa nuova tecnologia, questa potrà essere applicata a una vastissima gamma di temi come l'energia, la pubblica amministrazione, e lì si parla essenzialmente anche di dati che possono essere utilizzati sia per vivere meglio, come per esempio accade a Singapore, dove comunque sostanzialmente, nonostante l'invasione comunque del controllo, si vive bene, e finché hanno questo tipo di benessere, al momento nessuno si lamenta. Però il legislatore, ma anche chi si occupa comunque di affari di rapporti sociali, deve fare una riflessione su questi temi. Una riflessione legislativa, una riflessione economica e anche una riflessione sociale. Non credo che al momento in Italia avremo questo, ma credo anche in buona parte di Europa per i prossimi anni, non avremo lo stesso controllo che c'è in altre parti, lo spero perlomeno che c'è in altre parti del mondo, ma è chiaro che bisogna agire, la politica deve agire in un certo modo. Innanzitutto la strategia proprio per quanto riguarda l'economia dei dati che dà la Commissione Europea è già un buon documento di partenza, proprio perché dobbiamo recuperare terreno, soprattutto dal punto di vista delle nostre imprese, rispetto a nazioni che sono avanti, penso per esempio a Israele. Penso anche al Regno Unito, soprattutto ora che con la Brexit sarà anche fuori dall'Unione Europea. Non possiamo perdere questo settore. E che cosa bisogna fare? Innanzitutto, come dicevo prima, agire sulle competenze digitali, quindi creare comunque delle competenze tali da dare a tutte le imprese, ma anche alla stessa pubblica amministrazione, un digital data officer, perché è questa la richiesta che soprattutto nelle aziende che hanno capito questo settore sta avvenendo. Dico le aziende che hanno capito perché purtroppo ancora l'economia digitale, l'economia di stampo innovativo non è un settore che ancora alcuni conoscono bene e non ne vedono soprattutto le potenzialità, però sarà un'emergenza nei prossimi anni, a maggior ragione che ci saranno molti lavori che non potranno più essere fatti, o comunque il mercato del lavoro è in divenire, in cambiamento. Ecco perché sono d'accordo quando si parlava di nuovo modello anche di stampo economico e anche sociale, chiaramente. Quindi vanno messe a disposizione dei dati raccolti della PA in formati esportabili, fruibili, sebbene non riconducibili a singoli individui, e anche qui ci sarebbe un dibattito da fare. Ma c'è bisogno, ripeto, di incentivare le nuove competenze che si affacciano a questo mondo, perché purtroppo ancora siamo indietro. Io credo che sia un prerequisito indispensabile proprio a fine di recuperare terreno rispetto ad altri paesi, e che l'Italia possa giocare un ruolo veramente fondamentale nei prossimi tempi, sempre che ci sia chiaramente una chiara consapevolezza della possibilità che queste nuove tecnologie hanno nella vita di tutti i giorni per quanto ci riguarda, e che non venga lasciato soprattutto a un singolo illuminato imprenditore, a un singolo illuminato dirigente della pubblica amministrazione questo compito, ma vengano tutti quanti facilitati ad affrontare questa sfida. Finisco anche perché non voglio tediarvi, perché poi insomma andiamo poi lunghi e anche l'attenzione poi un pochino scema, quindi passo subito la parola al collega.